Eccoci qui ragazzi, bentornati, ben ritrovati. Allora, voglio farvi vedere e ascoltare questo nuovo rullante Steel Drum, nuova serie. Ho qui questo prototipo da un paio di giorni, lo sto strizzando per bene e quindi voglio darvi la mia personalissima impressione. Serie Color, Steel Drum. In questo caso abbiamo un giallo, ricordo Tony Williams, ma ci sono tanti altri colori disponibili. Mi sembra blu Vinnie Colaiuta, il bianco che in questo momento ha ale del 41esimo rudimento, andatevelo a vedere, e nero. Allora vi direi alcune delle specifiche tecniche, dopodiché ce lo andiamo ad ascoltare. Questo è un 14x6,5, acciaio grezzo con verniciatura fatta a forno. Tube lugs, i nuovi tube lugs di Steel Drum, ottone cromato, molto belli, mi ricordano molto i Craviotto. Cerchi classici, tripla flangia a 2,3 mm. Poi abbiamo questa importantissima feature, ragazzi, la sordina, che è una cosa che io non ho mai capito perché diciamo, le nuove case non mettano questo tipo di gadget, diciamo, sui rullanti, perché io la trovo fenomenale. Mi evita la gaffa, mi evita il mungel, mi lascia, diciamo, mi lascia la possibilità di decidere quanto stoppare la pelle, per cui se decidere proprio di stopparla veramente a manetta o se invece magari lasciarlo leggermente appoggiato, insomma, lo trovo proprio una cosa veramente utile e interessante. Sono felicissimo che Steel Drum l'abbia implementata. Abbiamo una tendicordiera, in questo caso Gibraltar. Vi dirò alla fine di questo video una cosa che probabilmente non sapete, ma ve la dico alla fine. E abbiamo anche un'altra, diciamo, una cordiera 16 o 20 fili. In questo caso abbiamo una 20 fili. Dai, sentiamo un po' come suona, vediamo un attimino. In questo caso abbiamo cordiera abbassata e sordina pure. Ok, sentiamo invece come suona con la nostra bellissima cordiera. Ok, ora sentiamolo un po' nell'insieme. Thank you.
Cosa dirvi, ragazzi? Sentiamolo con la sordina a questo punto. In questo caso ce l'abbiamo leggermente tirata. Sentite, è un po' stoppato, ma non è, diciamo, estremo. E in questo caso invece proprio, diciamo, estremo, no? Così è proprio veramente tiratissima. Meraviglia, se volete proprio il suono anche senza rima. Per cui cosa dirvi, ragazzi? A mio parere, e tra l'altro io non sono un grande amante dell'acciaio, ve lo devo dire con sincerità, ma in questo caso non so se a causa della verniciatura magari l'armonico è un po' meno pronunciato rispetto proprio all'acciaio, diciamo, non in questo caso non verniciato, e l'ho trovato veramente veramente bello. Cioè, suona secondo me molto bene in questo range di accordatura. Ovviamente se saliamo molto con la tensione iniziamo proprio a sentire la classica uscita dell'armonico e dell'acciaio. Ma ora, come vi avevo promesso, vi dico qualche cosa su questo tendicordiera. Tanti pensano che i tendicordiera Gibraltar, in particolare questi tendicordiera, siano dei tendicordiera, chiamiamoli poveri, no? Non so come dire, brutti, no? O comunque dei tendicordiera che non sono tanto precisi. Insomma, e io stesso ero convinto di questa cosa fino a un bel po' di anni fa, nel senso che dicevo, avere un bel trick, no? Diciamo di quelli proprio stabili, ho fatto l'esempio del trick, è il primo che mi è venuto in mente. Che cosa succede però? Che questo gioco, vedete che c'è un minimo di gioco, ci permette e fa in modo che anche se non siamo molto abili nel settare la nostra cordiera, questo gioco permette alla cordiera proprio di assestarsi e di avere quel gioco necessario per assestarsi alla pelle risonante. Cosa che invece, se usate per esempio i trick e non siete bravi a settare bene la cordiera e quindi a montarla nel modo giusto, basterà che ci sia un leggero, diciamo, un leggero fuori asse, magari un leggero spostamento, diciamo, proprio dall'asse, e quindi quando tirate quel tendicordiera è talmente preciso che se però non siete talmente precisi a montare la cordiera è un problema, perché non aderisce bene alla pelle risonante. Invece in questo caso questi tendicordiera qua, che a vederli così sembrerebbero, capito, uno dice ma sono dei tendicordiera di serie B, nada, proprio per niente, perché sono proprio invece fighi per questa ragione: hanno la possibilità di fare in modo che la pelle si assesti bene, proprio perché hanno questo gioco e hanno questa possibilità, anche se noi non siamo tanto capaci a magari montare la nostra cordiera. Ora, in ultimo, visto, voglio farvi sentire la differenza tra l'audio della camera e l'audio registrato. Perché? Perché molti potrebbero dire, ma sai, sì, qua in studio hai registrato con tutti i microfoni, hai sistemato tutti i suoni. Chi mi segue sa benissimo che io amo il suono naturale delle batterie. Odio, o meglio odio, non mi piace, perché probabilmente anche per i generi che faccio non fa per me, I suoni troppo artefatti di batteria. Per cui io utilizzo, in questo caso ho, così vi faccio una breve carrellata, un SM57 Vintage Unidyne 3,
un MD408 Electro Voice, due overhead loud in audio, una room che mono con un 414 e diciamo un microfono per il Charleston che è un SE300B, kick in e out D6 e no hype audio. Per cui tutto passa ovviamente attraverso dei buoni preamplificatori, ma proprio per farvi vedere che non vi sto prendendo in giro, sentite la voce del rullante diciamo, dalla camera e poi switcho diciamo, sull'audio invece della ripresa e sentirete che è un rullante che suona magicamente bene e non c'è nessun tipo di artefatto o cose di questo tipo. Per cui ragazzi vi ringrazio, spero che questa piccola recensione vi sia piaciuta, se volete saperne più su SteelDrum vi lascio i link qui e se volete avere informazioni potete contattarmi o in questo caso magari contattare direttamente Marco e tutta la SteelDrum. Ciao a tutti, alla prossima!